No, vabbè. Raga, buongiorno. Senza troppi giri di parole, sono a Camposecco e quella collina è quella collina che si vede in, lo chiamavano Trinità, insomma, ritorno, adesso non mi ricordo, sono appena sveglio, quando arrivano quelli che sono in quella comunità dove stanno costruendo la casa e arrivano i banditi a cavallo. È proprio lei. Forse non c'erano tutti questi alberi, oppure mi sembrava molto più grande in video, ma forse era una questione di prospettiva, effetto ottico. Però il Ducatone è parcheggiato esattamente nel punto in cui loro stavano costruendo queste case. Che poi arriva il bandito e fa lo splendido e poi iniziano a fare a botte. Sì, insomma. Che figata. Ci tengo a ringraziare, non mi ricordo chi su Instagram, che già un anno fa mi diede questa dritta. E bello, grazie. Poi io sono un fan di Bud Spencer e Terence Hill, quindi è molto molto bello essere qua. Oltre al fatto che comunque è un posto della Madonna a livello paesaggistico, per stare con il van, eccetera, eccetera. Cioè, è veramente spaziale. Ah, era da un po' che stavo rischiando ed è successo ciò che temevo sarebbe successo. Sarebbe potuto succedere ed è successo. Ovvero, mentre stavo scaldando l'acqua per la pasta, si è spenta l'acqua. Perché ho finito le bombole del gas. E voi direte, Iari, ma non ne hai due, non hai l'altra. Eh no, perché da coglione sono partito con l'altra vuota. E cioè era quasi finita e boh. Quindi cosa dire? Niente, devo cercare una bombola del gas. Per fortuna un fornellino, anche se è una bomboletta piccolina, però almeno per farmi il caffè stamattina ci sono. E poi vedremo. Caffè pronto! Top! Minchia, è velocissimo, veramente potente. Ma se è buono questo. Buongiorno! Allora, questa cosa ha fatto ridere perché ho beccato. Eccomi! Allora, questa cosa fa ridere perché praticamente niente, ho fatto un volettino col drone, che spero vi sia piaciuto. E poi becco un signore che mi ferma e dico, oh, cavolo, sta a vedere che qua mi dice qualcosa per il furgone, la strada. E invece era questo qua e mi ha detto, sono andato a funghi con un mio amico, però non lo trovo più e ci siamo dati appuntamento un'ora fa, però non lo vediamo, non è uscito dal bosco, bla bla bla, di qua e di là. E io ho detto, vabbè, tanto i soccorsi sono fatti per questo, meglio chiamarli e poi trovarlo che non aspettare e trovarsi una brutta sorpresa, no? Non si sa mai. Comunque era un signore sui 70 e passa anni, quindi un colpo, non lo so. Poi magari era troppo tardi, però ho detto, oh, scendiamo e andiamo a chiamare i soccorsi perché tanto qua non prende la linea. E allora è salito sul furgone, siamo andati un po' più avanti per cercare un signore che conosceva, che magari l'aveva visto e tutto. E niente, poi stavamo per scendere, ho visto uno con una camicia azzurra e gli faccio, ma com'era vestito? Non mi ricordo, di blu. Allora forse l'ho visto. Ah, e allora andiamo a vedere, eh! E niente, alla fine era lui che si era preso uno spavento per un fulmine, era sceso la macchina, poi era risalito e quindi aveva fatto tardi. Vabbè, niente di grave, tutto è bene quel che finisce bene. Anche oggi la mia buona azione con il signore
l'ho fatta, voleva darmi dei funghi, ma champignon, solo che io non so cucinarli, non so, quindi l'ho ringraziato, ci siamo dati la mano e voilà. Adesso vado, ma qua dovrebbe finire la strada al ponte, e però vengo un attimo a vedere perché qua è bellissima, raga, è una roba pazzesca. Ci sono poche macchine perché la salita fa selezione, non è uno sterrato bruttissimo, ma il fondo non è bello, non è affatto bello, quindi mezzo pesante, trazione anteriore, slitta parecchio. Però, insomma, ieri con gas costante in prima sono salito e boom. Mi raccomando, se venite qua sappiate che ci vogliono buone gomme. In alcuni punti, beh, se avete il mezzo rialzato sicuramente meglio, evitate di toccare, però è veramente veramente bello, veramente 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 bello. E tra l'altro secondo me anche d'estate la situa qua è tranquilla, cioè anche ad agosto non penso che ci sia grande traffico, però bene. Tra l'altro l'altro signore da cui siamo andati per chiedere informazione aveva 89 anni, 89 anni col cane, e un altro signore a cercare funghi. Tanta roba, spettacolo. Olè. Niente, non proseguo perché tanto la strada finisce e poi c'è una fangazza della Madonna. Qui a destra un buco di Dio. Ah, i colori stanno, eh? L'autunno è in arrivo. Wow. Allora, io sono convinto che si debba seguire il flow, e il flow mi dice che ci sono tanti posti ancora da vedere qua, tanti posti che mi sono segnato da scoprire e tutto, ma sento il bisogno di tornare, sento il bisogno di tornare, di prendere Cherie, di fare due modifiche, due piccole cazzatine e poi di ripartire. Per dove vi lascio immaginare, dove vado io solitamente a ottobre, novembre?
siamo ripartiti. Io e il Ducatone. Non vedo l'ora di riprendere Sherry. Mi manca veramente un sacco. Per chi non lo sapesse, perché qualcuno evidentemente non mi segue in maniera costante, Sherry ha avuto una piccola operazione più di un mese fa e quindi avevo deciso di lasciarla a casa, dove sta benissimo con la mamma, con i gatti e tutto. Però non vedo l'ora di riprenderla. Oh, attenzione, attenzione, scarico chiuso. Oh, incredibile, tappato. Vaffanculo, autostrade per l'Italia, merda. Scarichi che non vanno mai. Alla fine non è così male il terzo mondo. Raga, sono appena passato davanti a Fiere di Parma e avevo mezza intenzione di... cioè, mi sarebbe piaciuto passare solo per salutare un po' di amici, amici barra conoscenti, però niente. No, bisogna... Poi ho visto l'ammasso di camper, non ce la farei, veramente, non ce la farei. Risulterei antipatico e quindi avrebbe poco senso. Comunque il viaggio sta procedendo bene, non ho vloggato molto anche perché non è che ci sia molto da dire, a parte parlare delle teste di cazzo che non sanno guidare, ma questo è un discorso infinito, oltre che forse inutile, perché tanto chi è testa di cazzo è testa di cazzo e le TDC non le cambi. In ogni caso, mancano tipo 2 ore e mezza a Torino, ho tarellato abbastanza, dai, ho fatto una bella pausa pranzo e adesso sto guidando. Quinta, quarta, sesta, quinta, dodicesima, minchia, non si capisce mai che velocità tenere, perché un po' c'è coda, un po' no, infatti bisogna fare super super attenzione. E comunque, vabbè, vi dico 2 parole dopo, perché non si sentirà molto. Buongiorno, allora, ieri poi non ho vloggato, qui la moca, come potete immaginare sono sempre senza gas, ma adesso vado da Roberto Gascotta, tra l'altro scrivetegli se siete piemontesi perché lui è il mio spacciatore di bombole di fiducia, e volevo farvi vedere una roba ma è appena scesa. Vi faccio vedere prima il panorama, così capite bene dove sono, ovviamente... Ieri sono tornato a Torino, adesso vi riprendo una delle montagne simboliche del Piemonte. E poi vi presento, anzi vi rimostro, Sherry! Vieni a salutare, che ti cercavano tutti, Sherry, dai! Come stai? Dai, vieni, su, dai, Sherry, dai. Allora, come sei stata con la mamma? Dì un po', sono stata bene, sono stata con i gatti, con la mia mamma. Stanotte, diglielo, abbiamo fatto la nanna sul soffietto. Poi però è arrivato il vento forte. E papà col vento forte non dorme. E allora papà, ferma, ehi,
papà mi ha detto andiamo giù. E allora ho chiuso il soffietto e siamo andati a dormire giù. Ovviamente ha dormito con me nel letto, sia sul soffietto che di là. È vero? Comunque, spero che siate contenti di rivedere Cherie. Ieri per me è stato veramente bello riabbracciarla, limonarla tutta a letto. Ce l'avevo qua. Nessuna ragazza mi ha mai limonato come lei. Cherie, sei la numero... Non essere geloso. Non essere geloso. Quindi, questo breve video solo per ringraziarvi per avermi seguito in questa avventura. Il viaggio in Abruzzo, anzi centro Italia, perché ho fatto anche un sacco di Marche, Sibillini, un po' di Umbria, una toccatina nel Lazio. È stato veramente un viaggio meraviglioso. Spero di aver reso abbastanza la bellezza di questi luoghi, perché sono veramente veramente belli. Mi auguro che abbiate trovato l'ispirazione per fare un viaggio low cost in queste zone, in camper, van, tenda a piedi, insomma, a livello paesaggistico. E per chi ama la sosta libera e la libertà, la montagna, la natura, il centro Italia è veramente veramente incredibile, ve lo stra mega consiglio. Devo aggiornare la mappa magica con gli ultimi spot che ho trovato, ne ho trovati veramente tantissimi. In questo momento la mappa del centro Italia a livello di quantità ha superato, forse anche in qualità, ha superato quella del nord Italia. Quindi sappiate che il caffè è pronto. Tra l'altro sto usando il nuovo Jet Boil minimo, che non avevo ancora provato molto, e lo sto usando, l'ho usato di più in 2 giorni che in 6 mesi. E quindi, se vi interessa, mi raccomando, scrivetemi una mail a guidone.iari@gmail.com. ringrazio tutti quelli che mi hanno già scritto anche solo per informazioni. Ringrazio chi, Cherie, un attimo, che ha acquistato la mappa. Questo è un modo concreto per supportare il mio nuovo progetto. Come sapete, la mia intenzione è quella di acquistare un Iveco Daily 4x4, di costruirci una cellula sopra e poi di camperizzarlo. Vi avviso già che sto aspettando la risposta dal commercialista, ma nel giro di un paio di mesi, insomma prima di Natale, verso metà fine novembre, mi piacerebbe aprire una raccolta fondi, perché credo fortemente nella mia fanbase, in tutti voi che mi state guardando. È vero che mi lamento spesso degli haters, dei rompiscatole e tutto, però sono convinto che tanti di voi mi seguono con stima e affetto e sarebbero disposti ad aiutarmi, ognuno nelle proprie... Ferma, Cherie! Ognuno nelle proprie disponibilità e capacità, però secondo me in tanti si può fare la differenza e potrei avere un bel supporto da parte vostra per iniziare questo ambizioso progetto, sogno, che ormai è il mio tarlo fisso, e non vedo l'ora di potervi dire che ho qualcosa di serio da parte per iniziare ad acquistare prima di tutto la base, il telaio 4x4. Detto questo, ci vediamo Cherie, a parte che ti devi calmare un attimo, ci vediamo con le prossime avventure, non so bene dove, credo che andremo un pochino al mare. Ti devi calmare, calma, credo che andremo un pochino al mare e starete a vedere dove. Magari mi prendo qualche giorno di pausa perché faccio un po' di robe mie, mi rilasso un attimino perché ho tirato abbastanza in questo viaggio e ho cercato di pubblicare quasi un video al giorno, più o meno ci sono riuscito. Oggi è il 17 settembre, questo video lo vedrete i primi di ottobre e probabilmente sarò già con le palle a mollo. Ci vediamo presto. Vi faccio dare un saluto da Cherie e noi ci vediamo con i prossimi video. Saluta un po' tutti, un po'. Ciao, ciao, ciao!